Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Forza Horizon 4 che, se vogliamo, serve un po' a chiudere la settimana in modo da ristabilire un pochettino di violenza nei nostri animi, in quanto veniamo da un ottimo video molto di classe con protagonista l'Alfa Romeo, nello specifico la 33 stradale e l'8C competizione. Via questa serietà e questo stile, mentre cambiamo il set, pollicioni e vediamo cosa ci aspetta. Il Ford Bronco mi dà l'idea di essere persino troppo sofisticato, quindi ecco che Gigino, tramite i corrieri di Truck and Logistics Simulator, se avete visto il video capirete, punta alla versione di contrabbando, ovvero l'International Scout, anche chiamato polmone, in contrapposizione al Bronco, probabilmente come bara a quattro ruote, peraltro rialzata per coloro che avessero voglia di vedere la morte da una prospettiva un pochettino più aerea. Arriva come da promessa nelle officine AM4R questo bestione che avevamo già provato così velocemente dopo averlo vinto, e appunto ci eravamo ripromessi di provare a farne l'arma più incredibile che si possa cavare fuori da questo pezzo di alluminio con 5 gomme, perché una è pesadina. Io non ho idea di cosa sia sto coso, magari un veicolo storico, eccezionale. Devo dire che però, visto così, mi piace. Incredibilmente dall'esterno questa grande feritoia della reazione sembrava uno schermo. Dico, boh, ma è un troll, è una macchina tipo del 2020. Guardate, sembra che abbia un 10 pollici e mezzo là. Invece no, è solo una piccola griglia per estirpare il fetore di cadavere una volta che il conducente sia deceduto, e lui con la guida autonoma, perché comunque questi sistemi moderni M4R, quante marce ha? Ah ok, solo 4, no? Perché sennò mi sembrava veramente lunghissimo e quindi potenzialmente molto molto veloce, così da originale, perché poi potenzialmente molto molto veloce e mortale lo diventerà a prescindere, quello è ovvio, ma così in origine è comunque un motore razzo che spinge questo sarcofago quasi a 200 km/h, a parte che adesso era discesa, ma appunto credo sia arrivato il momento che il nostro amico ci dia qualche soddisfazione. Partiamo subito da qui. Mi piace il suo vuoto, ma no, ecco, vorrei mantenere un vuoto, perché V10, V12 sì, interessanti, ma vedo che qua in ultima scelta c'è un vuoto da gara 7200 che aggiunge 490 kW installato. Allora, ovviamente sarà 4x4, è suggestivo farlo posteriore, ma no, beh, è un bel compressore, direi. Vediamo un pochettino qui, addirittura a livello di aerodinamica, quanta roba c'è. Mamma mia, io tolgo tutto, mi piace così. Alleggeriamo, vai con la parte posteriore. Che spettacolo! Questo è anche il massimo livello, perché come minimo tiri via 300 kg con questo coso. Ma quanto è figo così, ma non me l'aspettavo. Tra l'altro HDT, quindi che è proprio una roba. Andiamo anche a questo punto, però se la buttiamo sul minimalista. Bello, eh? È diventato un pedalò e con le gomme. Quanto cazzo incrementa? Bene, bene, ma si possono ingrossare queste gomme. Vai, 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 così. Bello cattivo. Questo qui, ragazzi, a questo punto rischia di diventare un veicolo iconico M4R da tenere in museo o, volendo, cacciare a foreste, perché così è più divertente. No, sì, vediamo prima il cerchio. Lo alleggeriamo a sto punto, però ci vuole un cerchione di quelli giusti per firmare una dichiarazione di guerra, insomma, avete presente? Quelli un pochettino maleducati. Bello, una roba del genere ci sta molto bene con questo veicolo, peccato per quelle scritte bianche, non è che mi soddisfino più di tanto, che si vedono così. Anche questo è bello, però il coso centrale rosso sta bene perché è rosso adesso il pick-up. Poi non so come. In ogni caso, se deve diventare un qualcosa di relativo strettamente ad M4R, qualche tocco di rosso sempre ce lo metti. Quindi probabilmente il bullone centrale lì in mezzo, il coprimozzo, diciamo rosso, schifo non fa. È un misto tra un cerchione vecchio e un cerchione abbastanza nuovo. Ovviamente bianchino così non è bene, ma poi ci penseremo. Però qualcosa di strano deve avere. Ovviamente così mi sembra eccessivo, ma un 18 al posteriore, per avere giusto lo sbalzo, tanto alla fine se andiamo in fuoristrada si arrampica con le anteriori, quelle dietro diciamo spingono. Sistema frenante, anche qua ci offrirà, esatto, del rosso. Mamma mia quanto rosso. Attenzione all'assetto, vabbè, un po' più alto, male non è. Montiamo tutto, attenzione, no, questo no, però facciamo il livello
precedente, che almeno non è a vista, però mi piace la pulizia del coso scappottato così, veramente fighissimo, non me l'aspettavo. 311 kg, ma ha calcolato adesso il tetto tolto? Forse? Dove cazzo l'hai tolto? Tra l'altro quanto va? Accelerazione e partenza da fermo 10, bomba, e non abbiamo neanche aspetto. Motore a cannone, oddio che cazzo dici? 1400 cavalli e pesa come una panda? È finita, siamo morti, finita la serie proprio. Madonna, che colori che ha! Mi piace questo in particolare, anche più di questo rosso un po' caramello. Tanto vedremo di sfruttarlo, ovviamente non fa differenza se uso il doppio. Ah no, aspetta, c'è la barretta lì sul cruscotto che cambia. Va bene, dai, allora mettiamola un po' contrastata. Ecco, vedi, con questo colore, qua che sagomaturina, secondo me viene fuori veramente una figata. Tra l'altro, se abbiamo bisogno di creare, diciamo, delle maschere, eccetera, di forma strana, mi sa che ho capito come fare. Andiamo dal retro perché, prima di tutto, voglio ridurre questo arancio, ritagliare questa parte centrale così dando un po' di nero. Ottimo secondo me su questo colore così brillante dare un pochettino di contrasto con interni e gomme per bilanciare bene il tutto. Qui non è regolare, mi serve un'altra forza. Serve lui, l'amico fidato a trapezio. Ecco il nostro primo richiamino al rosso AM4R, questa bandina centrale rialzata così. Bella. Vediamo se dietro riusciamo a fare una furbata incredibile, cioè replicando la scritta così come è impressa già sulla carrozzeria. Stessa cosa teoricamente con la scritta International. Il bello delle bare è che si può improvvisare qualsiasi cosa, non importa. Magari la scritta International può meritare un posto anche qua davanti, magari proprio sul grigio. Sì. Guardate che senza farla apposta, lo stemma della macchina sul cofano praticamente in linea con quello che abbiamo fatto sopra. È una cosa incredibile che me ne sto accorgendo ora, e quindi di fatto cambio i miei piani qua. Lo faccio piccolino, il rosso, quasi come se dal parabrezza fino a sotto lì ci fosse tutta un'unione anche passando per lo stemma sul cofano. Eccezionale. C'è troppa roba comunque qua dietro, eh? L'International glielo voglio anche lasciare, ma lo Scout, sapete, vi dico, lo lascio un pochettino più nascosto, così impresso soltanto nel nero a rilievo, e la M4R lo sposto in basso. Allora, qui di lato tutti i montanti dei finestrini, visto che si può, li facciamo neri. Poi andiamo a sfruttare le venature della carrozzeria, voglio scavare in sostanza ancora di più in questo segno, che probabilmente, cos'è quello, dove si appoggiava tutto il cappottone bianco? Bene. Noi ce lo facciamo così, curvaturina, ma direi che sto cerchio ovalizzato un pochettino è perfetto. Di solito il cerchio ovalizzato non è proprio una grande cosa, ma se lo fa Agostino va bene. Vedete questo arancio nero alternato da dietro, è molto molto figo. Anche davanti ci siamo, manca qualcosa nella zona anteriore delle fiancate. Questo qualcosa potrebbe anche essere di raccordo. Taglio in questo verso perché in qualche modo, pur se lontano, segue un pochettino l'arco della ruota, no? Giusto lì dove c'è Scout, col simbolino inglobato nella parte grigia, non male. Esigenza di un po' di nero, sì, avete ragione, ma arriva con un bel sagomaturino. Tra l'altro guardate la S quanto somiglia a quella di Scout. Pare che quel simbolino a V di Scout non è lì sulla fiancata della macchina, ma fa parte di Scout ed è necessariamente sotto la T, quindi qui a destra la situazione cambia un po'. Ovviamente una vecchia targa di Roma rubata, ci sta bene. Vedrei bene però una piccola modifica quassù, perché in effetti così è veramente tanto. Creerei un passaggio, una specie di ponticello fra le due spalle arancioni, ok, più bellino. E poi come tocco finale una macchiaturina di serie sotto, proprio effetto relic tipo le Fender già rovinate di serie, che però in realtà valgono di più. Tanto usandolo alla fine lo rendi così, no? Tu già di serie così non ti preoccupi di lavarlo, dici vabbè tanto lo cambia un cazzo. Ma io direi che un tocco del genere è da aggiungere anche qua davanti, questo color un po' arancio. Guardate che bella fiammaturina che aggiunge, così da un lato spezza volendo anche la linea troppo netta se quel nero dovesse essere grossolano e dare un po' di fastidio. Non ne dava, ma male non fa. Non è una sagomaturina molto complessa, però bisogna anche essere onesti e dire che in realtà avevo scelto questo bel arancione metallizzato parte del suo catalogo proprio per lasciarlo il più possibile a vista perché è molto figo. E poi punto 2, voglio più che altro provarlo e vedere come va. Di come venisse esteticamente mi importava secondariamente. Comunque guardate che non è male, cioè è bello, mi piace, soprattutto ora che abbiamo fatto questo contorno del cerchio in tinta. Allacciamo le cinture adesso perché potrebbero arrivare dei problemi. Prima di tutto sotto al garage, se... che è successo al colore?
è diventato più tendente al diarreo. Ragazzi, 1400 cavalli per 1100 kg. Cioè, siamo riusciti a farlo pesare soltanto 1100 kg sto coso, quindi... Oh, il rischio di danni. Ma in realtà no, però, perché comunque è un 4x4. Oddio, devastante! Sono molto ben tenuti a bada da un ottimo lavoro di meccanica. Vediamo come si comporta in un evento ufficiale, che peraltro non abbiamo mai fatto. È una gara su sterrato. Togliamo questa qua, la difficoltà da test del Malavidrome. Mettiamo di nuovo su imbattibile e attenzione. Non credo che sia fortissimo sullo sterrato, perché sì, è un fuoristrada, 4x4, quello che volete, ma... in realtà è uno sproposito di cavalli che più hanno aderenza sull'asfalto meglio è. Ma lo vedremo. Attenzione qua, aggressivo. Beh, anche questi comunque male non mi sembrano messi, eh. C'è un dominio di pick up comunque in questo gioco. L'avevamo già detto, prima o poi bisogna provarli. Ma intanto vediamo. Oh, attenzione, bello, che è quello, ma che è? Quello però era il bronco. Questo qua non si può fare con tipo pulmino delle gite. Ma era una gara su sterrato? Dov'è lo sterrato? È mista forse? Attenzione perché qua c'è da staccare forte. Mettiamo a dura prova i nuovi freni installati. E qua vediamo. Sullo sterrato. Beh, in realtà va molto bene, eh. Ha una trazione 4x4 davvero fuori strada, non... diciamo le trazioni integrali stradali. È proprio un bel arrampicante. Guarda lì davanti il Lamborghini. Ma li abbiamo recuperati tutti, eh. Difficoltà imbattibile, ma nessuno può confrontarsi con i 1400 cavalli del nostro Scout Polmone. Guardalo qua come l'abbiamo fregato il Lambo. Adesso proviamo anche a fare un po' di guida più studiata, ora che abbiamo eliminato gli ostacoli. Vedi, staccionata, tirata giù in maniera furba, muretto. No, però sul serio, si guida, eh? Incredibile, mi aspettavo una bara. Sicuramente è bellissimo. Già il fatto che l'abbiamo potuto scappottare così. È leggero, però difficile da frenare quando non arrivi giusto. Molto leggero. Sicuramente per fare il peso di uno di questi che ci inseguono ne servono due di sti affari. Ma questo circuito? Attenzione, il salto? Bello! Oddio, guarda dove stiamo correndo. Troppo leggero! È andato a farsi fottere! Oddio! Ma ha recuperato, eh? Occhio! No, 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 no. No, 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 non possiamo lasciarlo davanti. Che figura ci facciamo dentro? Stupendo quest'arnese. Che scoperte che si fanno a volte con le super ruote e i vostri consigli, eh? Combo micidiale per tirar fuori dei veicoli astronomici. Guardalo lì. E devo dire che abbiamo guidato un po' col culo. Però vedete, ci vorrebbe forse una ruota un po' più grande. Le trovo piccoline. Cioè guarda, sembra più un carretto della frutta che un fuoristrada, visto così. Ma sicuramente un veicolo in grado di dare soddisfazioni, sia in terra che in cielo, volendo. No, nel senso proprio che vola, non quando ci muori, eh. Peccato per questo arancio metallizzato, che mi sembra ottone, bronzo, non mi piace più tanto. Ma ha recuperato con le prestazioni. Ci siamo tolti un'altra curiosità e attenzione, perché 1400 cavalli è vicino a quasi alle più pompate che abbiamo mai fatto. Difficile di solito arrivare oltre i 1000 kW, eh. Solo che per qualche miracolo ingegneria di Gigino, questo coso è in grado di digerirli molto molto bene e non è così tanto devastante. Come avete visto, nella categoria dei fuoristrada riesce addirittura a svergognare gli altri veicoli. Fatemi sapere che ve ne è parso, io vi aspetto qua sotto nei commenti, ovviamente come sempre in descrizione, sui social venite a seguirmi e ci vediamo come al solito qua nel prossimo video. Ciao ragazzi, buon proseguimento di Malavita.